Ciao ragazzi, volevo fare un unboxing con voi, in realtà ho già aperto il pacco, vabbè. Però, allora, innanzitutto, si vede? Si vede poco. Questo è un cavo, sì, è un supporto per telefoni cellulari della Manfrotto, che pagato poco, però conosco, diciamo, da quando vedevo il video di Claudio. So che Claudio diceva che la Manfrotto faceva delle cose buone. In effetti, è bello. Allora io però c'è la luce. Vediamo se riesco a avvicinare un po'. Perfetto. Vediamo se riesco a abbassarlo. Sì, non vi dico che cinema che sto facendo per... Oh, così è meglio. O no? Ma un po' meglio, dai. Mi devo mettere a favore di luce. Allora, questo, vabbè, unghie a parte, sembra che... Adesso mi sguardo in diretta, no? In teoria... Ah, che bello, no? Ah! Molto bello. Ecco, non ho ancora capito che serve questo, però... Però... c'è una bella particolarità, ovviamente essendo un Manfrotto, ha i bussole in ottone sia da una parte che dall'altra. Allora, e questo è bello, bello, molto bello, mi servirà per avere un posizionamento. Aspettate un attimo che tolgo il telefono dalla cover. Devo dire che, ragazzi, di qua non si muove più. E poi, ovviamente, c'è un'altra cosa. A parte che questo qua può essere utilizzato con i cavalletti, no? Perché avendo l'attacco standard uno può farci quello che vuole. Cavalletti, snodi a frizione, insomma, diciamo gli appassionati di fotografia ne sanno più di me. E questa è una cosa. Però una cosa bella che ho visto sul canale di Andrea Galeazzi, mi ha incuriosito, ed è questo. Questo per me è un po' una cosa che costa poco, ma fa molto, perché è estremamente versatile e oltretutto è anche magnetico. Ecco, adesso evitiamo di ammazzarci in diretta, va bene fare le visualizzazioni, vediamo se ce l'ho fatta. Allora, io questo l'ho visto da...
diciamo nell'attrezzatura di Andrea Galeazzi. E guardate, oh, minchia, si è attaccato. Porca troia, questo è nonna. Si vede, purtroppo non c'ho una luce della Madonna. Si sposta il microfono. Se non, non mi si ammazza il microfono, no. Stai lì, buono, ok. Questo è comodo perché sta lì. Io me lo posso anche, vediamo se riesco. Ma pensate, attaccare alla mano, e io posso fare riprese con la mano. Se avessi una moto, per dire, magari potrei fare un FPV, qualcosa, e potrei anche attaccarmelo sulla testa. Ma soprattutto queste sono delle forbici, sti cazzi, è magnetico, ma molto magnetico, cioè estremamente magnetico, mamma mia. Ed è molto bello, sì. Questo volendo uno potrebbe, tra virgolette, adesso non so quanto, ma se uno potrebbe, ovviamente ci sono attrezzature più, però questo volendo potrebbe essere attaccato così alla lamiera di una macchina e fare una ripresa, diciamo, così. Poi ovviamente, madonna, questo si attacca, poi ovviamente cambia, ovviamente non lo faresti mai. Ah, ecco, vediamo, allora, quindi se io adesso, vediamo, ah bene, vedi, vedete la figata, è comodissimo, non si deve stortare, cioè non si deve girare tutto l'attrezzo, ma semplicemente dovrei usare un cacciavite. Ragazzi, è la prima volta che lo faccio. Ok. Mamma mia, si attacca sto coso. Ma è fatto veramente bene, vedete? C'ha un attacco con una vite molto grossa. Io per me ovviamente ho usato il cacciavite che avevo. Poi questo, poi questo si attacca magari dall'altra parte, attacchete, e questo diventa un supporto per il telefono. Vedete che bello? E beh, io poi volendo, ho visto anche con più grossi, ho visto ad esempio anche tenerlo così. Quindi diventa un supporto da telefono da tenere in mano, magari girandolo dalla parte di qua con la camera verso il davanti, o anche per fare un selfie, per farci un selfie. Ma comunque guardate che veramente, per veramente questo aggeggio qua, veramente per, e poi è comodo da staccare. Non so se ci sono altri accessori, ma ragazzi miei, cioè, per 20 euro, l'ho visto sul sito di Andrea Galeazzi, e diciamo nella sua recensione di quando parlava dei suoi articoli, di quello che usa, questo era uno tra questi, veramente bello, veramente bello. È versatile, è versatile, si può tenere appunto veramente, guarda, lo consiglio a tutti perché
veramente, cioè, ragazzi, lo tenete su una mano. Vediamo se riesco a attaccare il telefono. No, forse è meglio che prima stacco. Ecco. Allora. Oh signore. Stringo bene. Stringo bene. Ovviamente non è come fare. Però insomma. Certo, non è per fare video, comunque il telefono pesa, eh. C'ha un minimo di movimento. Però, diciamo, se uno non esagera, può essere... Certo, con una telecamera, che questo comunque pesa quasi, non dico mezzo chilo, ma 300-400 grammi pesa. Però con una action cam, che è molto più leggera, certo, questo è un telefono, infatti si sente che pesa, però tra virgolette può essere una buona alternativa. C'è anche più grosso, beh, adesso smetto, c'è anche più grosso, però vedete, può essere rimaneggiato come uno più. È veramente una cosa, può essere rimaneggiato come uno vuole, è molto versatile. Poi soprattutto avendo questi che sono magnetici, quindi uno praticamente lo attacca a una forbice, no vabbè, ovviamente deve attaccarlo a un palone, lo attacca a un palo. Palo, nel senso, però diciamo che può essere una cosa creativa. Ecco, poi allora questo qua, ovviamente, allora Manfrotto serve per il telefono. Questo qui c'è l'attacco standard. Vediamo se riesco a raccattare una cosa. Scusate. Ovviamente cade tutto. Allora, sì, c'è la naturale. È che sono le cose che fa la buona. Io ovviamente cosa c'ho? C'ho questa telecamera che prevedo di usare magari in un futuro. Allora cosa fai? Stacchi questo. Togli l'insertino che mi cacciavite caduto naturalmente. Figurati. Ah, peggio questo, va bene anche lui. Allora, ok, va benissimo. Io praticamente sto tirando via l'inserto di, che è un po' scomodo, devo dire. Probabilmente vendono degli inserti. Vedete cosa sto facendo? Sto tirando via questo inserto qua, che vado ad avvitare. Ovviamente l'attacco è standard su questa, diciamo che forse penso che vendano per una cosa di semplicità, secondo me probabilmente vendono degli attacchi che siano, diciamo, standard. Eccolo qua. Ho sentito il click, sono passato dal telefono ovviamente alla, vediamo se si accende, mi sembra che si accende, eccolo qua, io ho praticamente, sono passato dal telefono alla macchina fotografica. Vedete che anche questa comunque, anzi devo dire che è più leggera del telefono. Rifacciamo la prova. Questa probabilmente sbarella un po' meno, perché essendo più piccola, sì, non è fatto per questo tipo di cose, ovvio. Sì, un pochettino di meno sbarella, ma ovvio non è fatto per questo tipo di cose. È fatto per
attaccarsi ai pali, un classico. Sì, ma anche per usarlo come un come un treppiede. Beh, se no un palo classicamente, no? Però vedete che ho usato la macchina fotografica, è bastato svitare l'inserto, che è questo, comodissimo. Questo inserto qua è bastato svitarlo. È un po' una cosa scomoda, probabilmente vendono altri inserti. Spegniamo la telecamera. È bastato praticamente togliere questo qui e metterlo dal telefono e metterlo qui. Diciamo che sì, per pochi euro, tra virgolette, perché alla fine costa 20 euro, però è fatto bene. Lo so perché praticamente la recensito Galeazzi, è una delle sue attrezzature, è piccolino ma funziona. C'è anche quello grosso, dice che questo qua serve per telecamere fino a circa un chilo, cioè robe così, come il telefono, come per robe piccole, no? Per cose grosse c'è quello molto più grosso, per diciamo per utilizzi maggiori. No, ma veramente, veramente, guardate, attacco, tac. Probabilmente vendono sicuramente degli inserti più, diciamo, di supporto, se uno magari vuole, magari non so, più telecamere, più piccoline. Poi non so se l'altro, io ho preso questo qua, il Gorilla Pod, ce ne sono tanti, c'è un modello più grosso appunto che probabilmente non ha questo sistema ma c'ha direttamente il filetto, non lo so. Comunque l'ho visto, mi è piaciuto, molto bello, e anche poi da portare in giro, perché alla fine poi uno lo piega. Questo sta in un marsupio, è una tasca di un giubbotto, volendo, cioè, uno lo può anche piegare, guardate, e sta in una tasca, cioè, però, tra virgolette, è un cavalletto a tutti gli effetti, anzi, è molto di più di un cavalletto, perché un cavalletto ha bisogno della superficie piana, questo può stare dove vuole, questo può stare su un palo, e poi soprattutto ha, come vi dicevo, c'ha dei grossi magneti molto forti. Non so se c'ha dei magneti molto potenti, che tra virgolette, infatti l'ho preso magnetico, perché appunto mi ricordo che Galeazzi in un video diceva: ho sbagliato, non ho preso un modello magnetico. Non so se si riferisse a questo o a un modello, diciamo, o a un altro modello. Comunque niente, vabbè, poi ho preso un'altra cosa, vabbè, questo è una cagatina, non sono niente di che, semplicemente poi proverò. Sono delle guarnizioni, le avete presente, per i nuovi lavelli che hanno la griglia. Poi dovrò provare, vedere se funziona. Sono 10 guarnizioni, in realtà queste qua sono guarnizioni in praticamente un materiale apposta, sono guarnizioni addirittura da oleodinamica, quindi figuratevi, per stare a contatto con l'olio. È un OR tecnico, infatti è un bello robusto, è un OR per guarnizioni oleodinamiche, dovrebbe essere, non mi ricordo se l'ho visto, se era, boh, comunque un materiale apposta per l'olio, e dovrebbe in teoria, se tutto va bene, sperando ho preso le dimensioni giuste, dovrebbe servire per i nuovi, come ce l'ho io,
il come che si chiama? Ecco, intanto è arrivata la notifica. Per il lavello, lo scarico. Vediamo se funziona, se no, vabbè, alla fine ho buttato via 6 euro. Sono 10, quindi siamo per una vita. E perché quello originale, io c'ho quello della Franche, ma è fatto in un modo diverso, ma a lungo andare. Poi non è questa gomma qua. Questa è una gomma un pochettino più robusta. E quindi penso che alla fine funzionerà. Sperando di aver preso le misure buone. Va bene, alla prossima ragazzi.